Grazie. Bud dovrà vedersela con noi per arrivare alla sua nave. Andiamo. Se qualcuno ti vede, addio copertura. Ottima idea, BB. Ci vediamo dall'altra parte. Dove stanno interrogando il Jedi? Perché? Vuoi torchiarlo anche tu? Proprio così. Gli assaltatori hanno un qualche tipo di addestramento specifico? Quello è solo per le menti deboli. Già, questo lo sospettavo. Niente, non mi risponde. Riprova. Forse sta interrogando il Jedi. Credi che sia ancora vivo? Dembic ha detto neutralizzato, non come morto. Arrivo agli alloggi degli agenti? Sì, questo è vero. Sei una recluta, suppongo. Proprio così. Beh, questa domanda mi fa sorgere qualche dubbio sulla tua preparazione. Ora gira al largo, non ho tempo per te. Grazie per il caloroso benvenuto. Un'altra parola e ti farò il rapporto per insubordinazione. Al largo, non voglio avere niente a che fare con te. Perché un Jedi avrebbe tentato di infiltrarsi qui? Perché l'organizzazione è patetica, un vero spreco di risorse imperiali. Non siete degni della fiducia dell'imperatore. Io non mi fido di voi. Perché ti sei avvicinato? Quello cos'era? Ridicolo. La sicurezza di questa base è stata chiaramente compromessa. Lo riferirò a Lord Vader. Incredibile. Questa volta Dembic si è superato. Ha battuto gli inquisitori al loro stesso gioco. Non farti sentire dai nostri nuovi ospiti. Ospiti? Ci tengono d'occhio. Oh, certo. E noi teniamo d'occhio loro.
Motivo della sua presenza? Ho un appuntamento. Qual è la natura di questo appuntamento? Riteniamo che l'intruso non agisse da solo. Qui nessuno è entrato o uscito. Devo chiamare un droide della sicurezza, non si muova. Mandate un droide della sicurezza! È proprio necessario? Niente eccezioni, neppure per qualcuno con il suo grado. Fammi passare, subito. Non posso, non senza autorizzazione. Fammi passare e metterò una buona parola con Denvik. Una buona parola con Denvik? Sì, prego, agente. Grazie per l'assistenza. Tieniti pronto a tutto. Sbloccala. Non è qui. Guardiamo in giro. Mamma! Calmati, tesoro. Lo so, Kata. Adesso siamo solo io e te, hm? Solo io e te. La figlia di Bodda e sua madre. Tutto questo tempo non ha fatto altro che spiarci. Tornerò presto. Non vedo l'ora di riabbracciarti. Ti porterò un regalo. Unità dati. Sembra antica. Vediamo cosa contiene.
Cosa hai trovato? Era l'ologramma che Dagan stava guardando in... Scusa, io... Mi hai spaventato. Tu devi essere Kata. Beh, io sono Kal. E questo qui è BD1. Tanto piacere. Dov'è tuo papà, Kata? Ha detto che dobbiamo partire. Tu non lavori qui, vero? No. Sei la prima persona che lo capisce. Sei davvero un Jedi? Sì. Lo sono. Beh, devo finire di prepararmi. Non trovo il mio pupazzo Mookie. Ah. Sì, ti aiutiamo noi a trovarlo. È questo Mookie? Un po' mi somiglia. Un po'. È un regalo della mamma. Kata, tuo papà ti ha detto dove vuole portarti. Doveva essere una sorpresa. Ma sei arrivato qui prima del previsto. Vieni, Kata. Papà, che sta succedendo? Lui è il mio migliore amico. Abbiamo litigato, ma sistemeremo le cose. Vero, Kal? Hai trovato Mookie? Tu eri un Jedi? Sì. Come sei sfuggito all'epurazione? Come altri facevo la spia per il Consiglio durante le guerre dei cloni. Ho usato quelle capacità per sparire. Mi sono nascosto. Non sapevo di chi fidarmi. Ti suona familiare? Già. Ma poi ho incontrato una donna davvero incredibile. Tua mamma. Un giorno, mentre io e Kata eravamo fuori insieme, è arrivato un messaggio. Non tornate a casa. Inquisitori? Cercavano me. Mia moglie ci ha dato il tempo di fuggire. Prima o poi mi avrebbero preso. Così mi sono accordato. Benwick ci nasconde. E in cambio, papà si rende utile. Ci hai mentito fin dal primo giorno. Tanalor poteva salvare entrambe le nostre famiglie. Volevi consegnarlo al cammino segreto. A degli estranei. E tu eri pronto a sacrificare migliaia di persone per salvare te stesso. Sei un mostro, Bob. No. Sono un padre. Cullandola per la prima volta, ho visto l'intera galassia nei suoi occhi.
tu non puoi capire. Capisco il tradimento. E che mi hai attirato qui per distruggere questa base. Giusto? Beh, combattere l'impero è la tua specialità. Scappa, Katara! Scappa! L'intruso era nel mio alloggio! È armato! Sparate per uccidere! Uccidete quel Jedi! Toglietemi di mezzo. Il personale rimasto si presenta all'hangar. Il capitano sta cercando di...
La piattaforma è da qualche altra parte. Vod! Se lo perdiamo, non lo vedremo più. Ehi, Merrin, hai sentito? Merrin, dove si è andato a cacciare? Distruggete quel caccia! Non fate scappare il traditore! Troppo tardi. Dobbiamo tornare sulla Mantis. Tutto il personale è subito arrestato nell'hangar. Cosa ci fai qui? Tu che dici? Ti sto salvando! Thank you.
sottovalutateci. Se n'è andato. Ha preso sua figlia e la bussola. Mi ha usato come diversivo. Maledetto. Avanti, Jedi. Fallo. Fallo! Meglio te che Lord Vader. Lui chi è? Ci ha scatenato addosso, Bod. I miei amici. Cordova. Sì! Morti per colpa tua! Cal! È questo che vuole Bod. So che stai soffrendo, ma tu non sei così. L'impero ci ha tolto già abbastanza. Non perderò anche te. Non succederà. Ci vediamo sulla Mantis. Saluta gli inquisitori da parte mia. Sto bene. Sto bene, amico. Non preoccuparti per me. Devo sgombrare la mente. Molto bene, andiamo. Stai bene? Sì, più o meno. Quello cos'era? Forse... Non ho idea di cosa fosse. Se dovesse ripresentarsi, me lo dirai. Lo farò. Bene. Oh, finalmente, non sapete quanto... Aspetta, non dirmelo. Si è messo contro l'intera base, ho ragione? Hai ragione. Bene, Cal. Non abbiamo Bod e neppure la bussola. Dimmi la verità una buona volta. Abbiamo perso, vero? Resta una sola bussola. Se mi stai ascoltando, tu sai dove l'ho lasciata. Ma se non dovessi trovarla, non disperare. Cos'è questo? Non è solo un ultimo addio. C'è un altro modo per raggiungere Tanalor. Attiva i meccanismi e allineali sulle coordinate incluse in questo messaggio.
Qui c'è un centro di controllo. Allineando i meccanismi, possiamo aprirci un varco attraverso l'abisso. Frenate un attimo, fatemi capire. Vorreste farmi infilare la Mantis in una nebulosa mangianavi, facendola passare per una galleria creata da un'anticaglia vecchia di 2 secoli? Sì. Bene, ci sto. Dove andiamo? Come possiamo essere certi che questo esperimento... funzionerà. Non possiamo. Quindi attiviamo dei meccanismi. Qualunque cosa siano, facciamo un buco nell'abisso e ci voliamo attraverso. Sì, proprio così. Ci siamo, Cal!